segnali, qualche riscontro per il lavoro fatto a Roma dall'assessore Baretta, da lei l'avuto? Arriveranno quelle risorse che lei ha detto sono indispensabili per poter gestire questa città? Si sta lavorando su varie ipotesi, Baretta a Roma, proprio diciamo discutendo su varie opzioni che sono in campo. Io sono fiducioso che alla fine si troverà diciamo quella soluzione che ci consentirà di, insomma, di ripartire. Noi ne abbiamo la necessità. Dentro la legge finanziaria? Dentro la legge finanziaria, perché chiaramente dobbiamo cominciare l'anno nuovo con la possibilità di avere un bilancio agibile. La città della scienza, però, per Bagnoli, e lei ormai è commissario di quest'area, quali progetti per finalmente far ripartire? Se ne parla da 30 anni. Sì, diciamo. Sì, io sono insomma diventato commissario, sto per diventare commissario insomma da qualche giorno. Una situazione che, su cui già stiamo lavorando, perché chiaramente noi, il nostro obiettivo è quello di avere un cambio di passo. Non è possibile che dopo 30 anni ci siano sì dei lavori in corso, ma che non si veda nulla di, diciamo, di concreto che si realizza. È molto importante che adesso noi ci confronteremo anche con Invitalia per avere un cronoprogramma che cominci anche a garantire delle realizzazioni. Noi abbiamo bisogno di atti concreti che ci fanno capire che questo pezzo della città veramente sta cambiando.